Antonio Lippolis, da più di 20 anni proprietario del ristorante con la moglie Rita, di questo ristorante Colombier. Intanto, un approccio dalla Puglia al Piemonte com'è stato? L'approccio è stato intanto il bisogno di lavorare e poi la passione. Il Piemonte è terra di prodotti fantastici, di vini eccezionali, ha delle stagionalità bellissime, dunque la possibilità di poter lavorare con tanti prodotti in qualsiasi periodo dell'anno è quello che mi ha dato la spinta a cercare proprio di essere in Piemonte, per cominciare e per portare avanti il mio lavoro. Un lavoro che ovviamente propone ai clienti non soltanto il gusto e i prodotti piemontesi, ma anche quelli pugliesi. L'incontro delle due culture per me è la cosa più divertente, cioè cercare di inserire dei gusti tipicamente piemontesi e sposarli con quelli pugliesi per me è la sfida maggiore. Uno degli ultimi piatti inventati è stato un ognocco di broccoli servito su uno zoccolo di bagnacauda, che ha riscontrato un successo fantastico. Parlavamo di prodotti particolari, adesso allora vediamo in cucina quello che ha preparato oggi. Ci sono degli gnocchi con fondo di castagne e mele? Sì, oggi abbiamo preparato questo, stiamo sfruttando questo momento proprio per gusto in quota. E gusto in quota con Cavour ha fatto questa combinazione, e allora loro hanno le mele, hanno una carne piemontese stupenda, un manzo, e adesso l'hanno classificata tra il toro rosso, la scottona classica, il fassone, e dunque io cerco di sfruttare tutti questi prodotti, queste carni, e oggi abbiamo tirato fuori due piattini. Vediamo un po' la preparazione di questo primo piatto con gli gnocchi. Allora, la preparazione di questo piatto con gli gnocchi è tra virgolette semplicissima, nel senso che se hai la possibilità e il tempo di preparare degli gnocchi di castagne, che sono la parte più lunga, diciamo, da preparare. Poi semplicissimo procedimento: con una noce di burro, delle mele appena appena scottate e una fettina di bacon tagliata a dadolini, le mele tagliate un po' più spesse del bacon perché devono fare una certa resistenza, a quel punto li fai saltare con un goccio di burro, un goccino di acqua di cottura che aiuti, poi scottiamo gli gnocchi, li giriamo nella salsa, li saltiamo in padella, pronti, serviti e poi decorati con la mela di Cavour appunto e una fettina di bacon croccante. Altro piatto, uno stinco con un purè. Ecco, anche lì lo stinco è un classico stinco brasato, alla piemontese, con un buon vino rosso, possibilmente piemontese, i giusti aromi, i giusti odori, il chiodo di garofano, il ginepro, un pizzichino di cannella che io metto sempre, cacao. Tanto vino rosso, la giusta cottura, uno stinco di fassone perché rimanga un pelino più chiaro, e poi lì l'abbiamo abbinato appunto per la mela, abbiamo abbinato questo purè di mele di Cavour. appena dolce, cioè io lo faccio come caramellare una mela e l'allungo solo con un goccino di acqua, niente di complicato, voglio dire, si può fare, non è una roba difficilissima, ci aiutiamo con un mixer per avere una crema di mele e così accompagniamo questo gusto acidulo e dolce con lo stinco, ripeto che è un gusto importante.